Siamo con Emanuele Allegra, le ultime due gare da titolare. Ad oggi come sta Allegra e soprattutto come sta Langri? All'inizio ho avuto un piccolo infortunio, per fortuna ora sto recuperando, sto abbastanza bene, non ancora al 100% perché mi manca comunque il ritiro che dovevo fare, però il mister mi ha dato la possibilità di mettermi in campo e sto prendendo la condizione mano a mano. La squadra e il gruppo c'è sempre stato, l'entusiasmo comunque adesso. All'inizio siamo partiti bene in Coppa Italia, poi ci sono state tre partite che comunque abbiamo avuto un momento anche giocando bene, con buone prestazioni, però non sono arrivati i risultati e per fortuna le ultime due facendo buone prestazioni, ma sono arrivati i risultati che è la cosa più importante. Nell'ultima gara abbiamo visto una scelta tecnica diversa da parte del mister con Picascia largo a sinistra e la coppia centrale over. Può essere un'arma in più nel corso della stagione questa scelta? Sì, sicuramente noi facciamo quello che ci dice il mister, dove ci mette di giocare, noi accettiamo perché è lui l'allenatore e noi facciamo i giocatori. Se il mister domenica riteneva opportuno mettere Picascia a sinistra, per noi andava bene e alla fine ci ha avuto ragione lui. Picascia ha fatto un'ottima partita e penso insieme a lui tutta la squadra. Una domanda in vista del match che ci sarà domenica contro il Rotonda, una trasferta comunque ostica, una squadra che corre tanto e che comunque ha raccolto qualcosina fino ad oggi. Che gara ti aspetti? Questo è un girone molto difficile, ogni partita è una battaglia, sono tutte partite difficili e ci aspetta una gara come tutte le altre. Comunque il Rotonda sta facendo bene e noi siamo pronti per affrontare questa partita nel miglior modo possibile.